Manca qualcuno forse. Segretario, va bene, quindi assente solo il consigliere Guarraggi, no? Allora riprendiamo la seduta, verificato il numero legale. Segretario, vediamo un pochettino in merito a quello che ha detto il dottor Indelicato. Come non ho capito? Cosa ha detto il dottor Indelicato? Chi ci ha parlato? Chi ci ha parlato? Ah, vabbè, questa cosa. Allora, il dottor Indelicato confermava che, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo citato in delibera 507 del 93, le riduzioni comunque possono arrivare al 30%. Ora, stante l'assenza in aula del dottor Indelicato, noi, in base al di là della telefonata o meno, dobbiamo ragionare in base agli atti. Io vi consiglio di ragionare in base alle carte. In base agli atti abbiamo un parere che comunque mi limita al 30% l'incentivo. Quindi, se è il caso, io inviterei il consigliere a ritirare la proposta, fermo restando che entro i termini di approvazione del bilancio, che è il 31 marzo, la cosa può essere studiata al tavolino col dottor Indelicato, e se ci sono le prospettive per portare l'incentivo al 50%, noi abbiamo un altro mese di tempo per tornare in consiglio e riproporla al 50%. Il segretario è stato chiaro, consigliere, quindi ritira la proposta, sì. Va bene, ritirata la proposta. Chi chiede di parlare? La proposta solo riguardante il 30% 7. del 50%, rimane il 30% come era indicata nella proposta del... No, gli emendamenti erano due. Sì, gli emendamenti erano due. Uno riferito al 30%, al 50%, al 30% si passava al 50%, e questa, il consigliere Rizzo l'ha già ritirata, mentre l'altro rimane. Quindi chi chiede di parlare? Se nessuno chiede di parlare, mettiamo i voti alla proposta emendata. No, prima l'emendamento. Sì, l'emendamento, la proposta emendata. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Allora, l'emendamento è stato approvato. Adesso votiamo la proposta integrata dell'emendamento. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Approvato all'unanimità. Esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Esauriti pure noi, ce l'abbiamo.